nuova parte di XD. Bentornati tutti. Cioè, sono tre quarti d'ora che lo sto cercando. Qui ho tagliato, se no ragazzi, mi dicevate, ma che cazzo stai facendo di Dyson 4? Ho girato di qua e di là per cercare sto cazzo. Eccolo lì, quello con i colori che ricorda il colore della merda, va. Germano, sti coglioni. Io invece ti ho cercato a lungo e largo come un pirla e tu eri lì. Prima non c'eri, poi c'eri. No, che cazzo è la cleptatrice? Sì, lo so cos'è la cleptatrice. Quella roba lì. Sì, dai, testiamola. Così facciamo, ciuliamo i Pokémon agli altri. Sì, è uno strumento orribile perché è fatta per rubare i Pokémon agli altri allenatori durante la notte. Però non è quello di studiare i Pokémon discriminatamente agli allenatori. Sì, devo parlare di Pokémon ombra, vero, Jacopo? Sono dei Pokémon i quali è stato imprigionato il cuore in modo artificiale. Sì, la sanno tutti sta solfa. Magari sono l'unico allenatore di questo istituto. Forse. Ciao. Ma che bella. Che bella. Mi sta veramente bene. Quanto fa schifo il PDA. Era più bello quello di Colosseum. Ma vabbè. Non si può avere tutto dalla vita. Oddio, durante il filmato si muove. Che tecnologia. Bravi quelli della Nintendo e della Game Freak. Wow, 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 che succede? Ehi! No! Direttore! È la Madonna! È la Madonna! Che cattiveria! Ma che cazzo? Cazzo sono questi qua, i giustizieri mascherati? Ehi, faccia da culo, mollalo! Senti qua le vecchie canzoni di Colosseum remixate. Bene, mi sbaglio io o assomiglia a qualcuno il professor Germano? Mi ricorda tipo il vecchio direttore della Nintendo, quello che è morto questo agosto. Che succede? Come X over 9000? Ah sì ragazzi, qua, a proposito delle Pokéball, questa è una cosa orrenda che ho scoperto da poco. La storia di premere più volte A per facilitare la cattura dei Pokémon. Non è vero, non serve un cazzo. No. E io come un pirla che premevo sempre A. Lo premevo forte, lo premevo velocemente, tenevo premuto, premevo a scatti di 2 secondi. No, la mia infanzia è rovinata. No. No. Sì, è stato un duro colpo, no? Sul serio, ragazzi. Perché poi mi chiedo una cosa. Se non è una leggenda. Se era una leggenda. Io, quando ho comprato il mio primo gioco Pokémon, cioè Pokémon Rubino a 9 anni, come cazzo mi veniva sempre in mente di premere A per catturare più facilmente il Pokémon? Perché non me l'ha detto nessuno, nessuno mi aveva mai detto: ehi Jacopo, premi più volte A. Perché io ero l'unico della mia classe che giocava a Pokémon. No, non sto scherzando, ero l'unico che giocava a Pokémon della mia classe. Tutti gli altri giocavano con le carte Yu-Gi-Oh! Di Yu-Gi-Oh! Di Magic, di Duel Masters. O massimo, se giocavano a Game Boy, giocavano a Wario o a Mario o Yoshi Island. Io ero l'unico che giocava a Pokémon. Non lo so, mi veniva d'istinto di premere A, non lo so.
Anche a voi è successo così. Non lo so come mai, sarà perché non lo so, questa cosa qua è un fenomeno inspiegabile. Boh. Non lo so come mai. Però scoprire che alla fine non serve un cazzo. Madonna. L'ho scoperto, sapete per come? Praticamente i Pokémon si basano su calcoli matematici, il gioco dei Pokémon. E quindi basandosi su calcoli matematici, percentuali, eccetera, eccetera. Premerà non serve un cazzo. Se il Pokémon è abbastanza indebolito, se è anche paralizzato, confuso, bruciato, avvelenato, addormentato, e a seconda della Pokéball che usi, aumenta la possibilità di catturare il Pokémon. È tutta una questione matematica. Ecco come funzionano i Pokémon. Ecco come funziona il gioco dei Pokémon. Funziona esattamente così. È tutto un calcolo matematico sulle percentuali. Così è tutta matematica. E però, cazzo, averlo scoperto è stato veramente un trauma. Eh già. Cioè. Madonna, che musica, signori! Mamma mia, alla grande forza, rompiamo i culi! Dove cazzo sono andati tutti? Io che cazzo faccio? Sto qua a girarmi i pollici. Certo. Un porto ad Auros. No. Sì, brava. No. Dai! Ancora la maledizione dell'inseguimento! Adesso mi devo portare sta troietta in giro per quanto? Tutto il gioco! Che cazzo! Andando a Porto Pontinopoli per prendere un pezzo per la purificatrice. Sì. Ah no, Pontipoli, non Pontipoli. Ma davvero? E i Pokémon i Pokémon Ombra in questo videogioco sono tantissimi, eh? Nel primo Colosseum ce n'erano 40, 48, mentre qua almeno. Ma cos'è quello schifo? Adesso che mi viene in mente, dov'è il bellissimo, quella moto tutta truccata che andava alla velocità della Madonna coi pneumatici dell'ostrega, mentre noi andiamo in giro con un motorino del cazzo che. Porca puttana, ma che cazzo è? Mamma mia, che faccia di merda! Perché parla alla terza persona? Oh mio Dio, dove cazzo sono le tue pupille? Combinato, è venuto addosso, madonna. Ma dove ti ha scompigliato la pettinatura? Cosa? Quella specie di scopa in testa? Ma va a cagare. Ehi, faccia la pirla. Sì, sono con lei. Vieni qui, faccia la pirla. Da dire una pasciata del culo e faccio andare alla regione di Sinnoh, va. Venchi, va. Mica paura. Hai un Pokémon Ombra. Uno Zangoose. Oh mio Dio. Signor Bonifacio, devo? Sì, devi.
Un Alakazam. Spaccia. Mizek a livello 34. Psichico. Ah, e anche hanno cambiato anche l'animazione. No, avrei perso con il livello 28. Hanno cambiato anche l'animazione di alcuni attacchi. Ad esempio Psichico, che prima era un grosso cerchio che pam ti colpiva, mentre qua adesso è una concentrazione che va a formare un cerchio con varie animazioni, varie forme. Cioè, hanno modificato un po' gli attacchi, si sono un po' sbizzarriti. Diciamo che qua l'animazione si fa molto più reale. Reale come nel nostro mondo. Beh, in effetti questa cosa qua sarebbe il caso di metterla. Infatti i giochi Pokémon infatti migliorano sempre di anno in anno, a parte la quinta regione, ma vabbè. Madonna, questo qua mi inquieta. Vecchio pedofilo, ci scommetto.